La Puglia si conferma prima in Italia per il quarto anno consecutivo per qualità delle acque di balneazione, eccellenti per il 99,7%, seguita da Friuli Venezia Giulia con il 99%, la Sardegna con il 98,4% e la Toscana con il 98,2%. E questo è il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di 4 anni, dal 2020 al 2023, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, la rete che coordina le varie agenzie regionali per l'ambiente presenti sul territorio nazionale, tra cui l'ARPA Puglia. Che testimonia che quel lavoro sinergico tra istituzioni, stakeholder e decisori politici che ha funzionato in questi anni ormai si è consolidato. Noi rispondiamo per la parte dei controlli, noi abbiamo quasi 700 punti di controllo in tutta la nostra costa, facciamo più di 9.000 analisi all'anno dedicate a questo tema. Dal punto di vista scientifico ci restituisce un dato molto importante che vorrei chiarire, non riguarda solo l'ambiente, riguarda la salubrità delle acque, tant'è vero che questi dati sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute a favore di tutti i cittadini e questo vale per tutta l'Italia. ARPA è un pezzo fondamentale del concetto unitario di salute, cioè di controllare i fattori che determinano malattie per evitare che le malattie nascano. E quindi il mio ringraziamento ad ARPA, assieme all'impegno di stabilizzare tutti i giovani professionisti che lavorano ancora qui in ARPA con contratti a tempo determinato e che dobbiamo assolutamente evitare ci scappino via. Lungo i 1.000 chilometri circa di costa pugliese sono ben 676 tratti destinati alla balneazione, che corrispondono ad un totale lineare pari a circa 800 chilometri. In particolare sono state individuate 254 acque di balneazione in provincia di Foggia, 46 nella BAT, 78 a Bari, 88 in provincia di Brindisi, 139 a Lecce e 71 in provincia di Taranto. Solo lo 0,3% delle acque di balneazione pugliesi sono di qualità non eccellente. Prese nella BAT, al di là di qualche singolo caso su Molfetta, zona Foggia cittadina, così com'è qualificata dal punto di vista tecnico, non ci sono criticità e questo lo testimoniano solo i dati nostri, ma anche quello che accade sulle nostre spiagge ogni fine settimana.